Con Federico Tisi siamo al Palatiziano, sono appena terminati i campionati italiani di Brazilian Jiu-Jitsu. Federico, com'è andata? È andata molto bene, sono stati due giorni densi di bellissime lotte, a riprova del fatto che il Jiu-Jitsu brasiliano sta crescendo a livello qualitativo in modo esponenziale. Abbiamo fatto muovere più di 400 atleti e in una cornice di prestigio come quella del Palatiziano qua a Roma, ed è stato molto interessante vedere un evento sviluppato su due giorni. È la prima volta che in Italia si sviluppa un evento di Brazilian Jiu-Jitsu su due giorni ed è stata una cosa molto interessante perché siamo riusciti ad offrire una due giorni di Jiu-Jitsu che ha lasciato tempo anche ai ragazzi di concentrarsi sull'assoluto in un giorno diverso rispetto a quello in cui hanno combattuto. In effetti alcune gare che si protraevano troppo in là col tempo, c'erano state delle lamentele, invece così gli atleti hanno avuto il tempo ottimale per potersi preparare per il proprio combattimento. Il Jiu-Jitsu brasiliano sta crescendo in modo esponenziale, di conseguenza i numeri di atleti presenti alle gare crescono di conseguenza. È molto importante che l'organizzatore di una gara, che è una persona che presta un servizio degli atleti, tenga conto del fatto che l'atleta, non dico che debba essere coccolato, ma quasi, bisogna fare in modo che possa combattere entro dei limiti di tempo accettabili, bisogna fare in modo che le categorie partano e terminino entro tempi accettabili e che le persone non debbano per forza entrare in un palazzetto alle 8 del mattino e uscire alle 11 di sera dopo aver disputato magari una finale tardissimo allo stremo delle forze. Quello che noi stiamo cercando di fare come unione è quello piano piano di imporre degli standard di qualità di modo tale che chiunque organizzi una gara da noi patrocinata in Italia debba farlo tenendo conto di questo fattore. Siamo molto felici di questo evento, io e Dario Baci abbiamo lavorato molto per fare in modo che anche quest'anno vi fossero delle novità come la categoria senior, come la possibilità di disputare l'assoluto nel giorno successivo a quello della categoria, almeno per le cinture blu, che sono le bianche e le blu sono le categorie più grandi. E diciamo che siamo molto soddisfatti, non ci sono stati problemi, il numero degli infortunati è stato veramente nell'ordine di due o tre su più di 400 atleti e nessuno ha avuto delle conseguenze particolarmente gravi, quindi siamo felicissimi dello sforzo fatto e speriamo che anche questa volta questa gara stabilisca lo standard qualitativo per le gare di Jiu-Jitsu in Italia. Siamo felici di aver avuto moltissimi stranieri e ci vediamo nel 2014 a Roma. Ok, allora diamo l'appuntamento al 2014 per i prossimi campionati italiani e ringraziamo Federico Tisi per la intervista. Grazie a voi. Grazie.